Albano è tutta sulla strada per acclamare Bruno Monti, maglia rosa del Giro. Si va verso Napoli e la fuga buona è azzeccata nel finale da Favero, Zucconelli, Piazza e Fantini, ai quali all'ingresso in pista si aggiungeranno Grosso e Palazzi. In volata Zucconelli precede Piazza, conquistando la vittoria. La tappa d'Abruzzo si risolve tra scalatori, con Geminiani, francese di sangue romagnolo, sono Astrua e Nencini. Resistono così bene allo sforzo da essere in grado di disputarsi la vittoria in volata. Astrua è primo, ma viene retrocesso per danneggiamento, per cui la vittoria è assegnata a Nencini. Intanto la maglia rosa ha cambiato titolare, la indossa Geminiani, qui con Astrua e Nencini. A scapicollo per la discesa non c'è tempo per ammirare il lago di Scandolo. Volatone ad Ancona e vittoria di uno specialista, Albani. Questa tappa si risolverà con la fuga di Minardi, Baffi, Zucconelli e Ferrando verso Cervia Pineta. Su un tabellone una scritta dice: siate disciplinati, Bartali vi guarda. Nella volata a 4 non vi può essere dubbio, vince il romagnolo Minardi. In casa mia il padrone sono me. Con Koblet, che si classificherà quinto, cominciano le partenze degli assi del cronometro. Coppi è il favorito, ma a Ravenna al termine dei 50 km risulterà secondo a 11 secondi dal vincitore. Nencini settimo, ma vincerà qualcosa di meglio del vincitore Fornara. Quanto a Fiorenzo Magni, finirà terzo a 29 secondi. All'arrivo doppio successo di due compagni di squadra, Pasqualino Fornara vincitore della tappa e Gastone Nencini maglia rosa, la quarta dall'inizio del giro. Coppi si congratula col nuovo numero uno in classifica, mentre Koblet sorride maliziosamente. A Jesolo la vittoria è decisa da un volatone. Ancora primo uno specialista, Benedetti. Se li è bevuti tutti.